Buon pomeriggio, ben trovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca dopo gli ultimi fatti che si sono verificati nel quartiere di Rancitelli a Pescara. Si torna a parlare di problema sicurezza in città. Il vice sindaco Antonio Blasioli non vede però una situazione emergenziale. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Renzetti. Gli ultimi accadimenti nel quartiere Rancitelli ripropongono il problema sicurezza a Pescara. Vice sindaco Blasioli, c'è un'emergenza oppure no? Ma io non voglio parlare di accadimenti, voglio parlare sicuramente di episodi. Spero di poter parlare di episodi, perché questo significherebbe non alzare veramente l'attenzione su un quartiere che ultimamente aveva fatto registrare tutto sommato una quiete abbastanza tranquilla, non c'erano stati episodi particolarmente rilevanti. Però questo ci impone sicuramente una riflessione come città che sicuramente non può balzare gli onori della cronaca per situazioni come queste. Noi siamo una città turistica, abbiamo detto proprio qualche minuto fa che abbiamo portato le presenze turistiche a Pescara da 158.000 nel 2015 a 259.000 nel 2017 e l'anno 2018 è stato un anno fantastico. Chi è venuto a Pescara? Anche nelle ultime manifestazioni, nelle ultime grandi manifestazioni, ci ha riconosciuto anche una sensazione di sicurezza che si respirava in giro per la nostra città. Questo ci impone naturalmente un maggiore controllo delle periferie, un maggiore controllo soprattutto della zona della Madonna del Fuoco, dove si sono registrati questi episodi, e ci impone soprattutto una stretta collaborazione tra il Comune di Pescara, che è l'istituzione presente sul territorio, e le forze dell'ordine. Proprio per questo tra qualche giorno incontreremo, è nostra volontà quella di incontrare questore e prefetto per fare il punto della situazione. Nuovo ospedale o ristrutturazione dell'attuale nosocomio Mazzini? A Teramo si accende il dibattito con l'assessore regionale alla sanità Paolucci che passa la palla alla locale amministrazione e al sindaco D'Alberto. Vediamo. Ristrutturazione del Mazzini o nuovo ospedale? Questo è il dilemma di cui tanto si parla in queste ore. Qual è la posizione ufficiale della Regione e dell'assessore regionale alla sanità? Beh, intanto la Regione ha fatto molto perché ha individuato le risorse che corrono su due binari finanziari, l'articolo 20 e le risorse del Sisma, a disposizione dell'intera provincia di Teramo circa gli investimenti sull'edilizia sanitaria pubblica. Chiediamo, per non imporre sempre dall'alto una scelta, che il territorio, anche laddove noi ci misureremo con loro, ci confronteremo con loro, ma che il territorio dia un orientamento di massima. Credo che sia un passaggio molto importante anche per non cadere, tra virgolette, nell'appunto che poi a volte si fa, cioè una scelta che viene dall'alto, che non viene confrontata, che non viene concertata. Qui applichiamo il metodo opposto. Decidesse il territorio con un orientamento di massima, la Regione mette le risorse a disposizione. Nel territorio ci sono però posizioni contrastanti. Non c'è mai l'unanimità attorno alle scelte della sanità. Io quello che chiedo infatti è un orientamento di massima e do la piena disponibilità ad essere con loro, a confrontarmi e ad assumere insieme questo orientamento. Anche Arta Abruzzo è stata impegnata ieri sera nelle operazioni di emergenza scattate a seguito dell'incendio che intorno alle 19 ha distrutto i magazzini dell'azienda Deter Global di Paglieta, in provincia di Chieti, situata in contrada La Selva, nella zona industriale al confine con Mozzagrogna, Fossacesi e Santa Maria in Barro. La fabbrica effettua commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e prodotti per la pulizia della casa. Sono in corso indagini per stabilire l'origine del rogo, che è stato spento completamente questa mattina intorno alle ore 7. La squadra in servizio di pronta disponibilità del distretto di Pescara ha raggiunto tempestivamente il luogo dell'incendio e ha campionato l'aria intorno al capannone in fiamme e le acque di spegnimento. Sono in corso le analisi presso il laboratorio del distretto di Pescara per rilevare la presenza di eventuali composti organici volatili nei fumi sprigionati dalla combustione e per ricercare eventuali contaminanti nelle acque utilizzate per spegnere il fuoco. Se risulterà necessario, su richiesta dei sindaci, Arta svolgerà ulteriori accertamenti. Non appena disponibili, i risultati analitici saranno inviati ai sindaci dei comuni interessati dall'emergenza, alla ASL di Chieti, alle autorità competenti e verranno diffusi attraverso il sito istituzionale www.artabruzzo.it e i social network.
Cambiamo pagina. Dopo l'approvazione della legge regionale sulla nuova Pescara, si guarda alla tempistica per la nascita della città metropolitana. Il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo parla delle prossime scadenze. Ascoltiamo dunque il servizio di Paolo Renzetti con le parole del presidente Nicola Mattoscio. Professor Mattoscio, la nuova Pescara sta per nascere, quanto tempo ci vorrà, che cosa accadrà nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, anche perché ci sono comunque delle resistenze, diceva Camploni, anche legittime. Ma finalmente abbiamo uno strumento con cui lavorare, che è la nuova legge, e di questo va dato atto al Consiglio regionale di aver lavorato positivamente, sia pure è arrivato al risultato quasi in tempi in zona Gessarini, come si dice. Il processo è tutto disciplinato dalla legge, nel 2022 dovrebbe andare in onda la nuova città e in questi pochi anni, 3 anni e mezzo, dobbiamo lavorare tanto, le 3 amministrazioni originarie debbono lavorare tantissimo, la Regione Abruzzo deve supportare il processo e soprattutto bisogna lavorare con i cittadini, a partire dalla valorizzazione del pronunciamento al referendum, che non possiamo dimenticare vide il 64% dei votanti a favore, esprimersi a favore del progetto di Nuova Pescara, e adesso anche chi legittimamente ha avuto perplessità, se non esplicita contrarietà, deve farsi protagonista e condividere una volontà di legge che si è codificato in conseguenza di un processo assolutamente democratico e dal basso. E la 53enne campionessa paralimpica Paola Protopapa, la dama della bolla della perdonanza che sta per cominciare all'Aquila. La decisione è diretta e senza un bando ad hoc, come era invece accaduto fino alle scorse edizioni, è stata ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. Sarà Paola Protopapa, la dama della bolla della 724esima edizione della perdonanza celestiniana. Romana di nascita, ma innamorata del territorio aquilano, da oltre 10 anni vive e risiede nel comune di Tornimparte. Atleta professionista, Paola Protopapa è stata medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Estivi di Pechino 2008, nel canottaggio a 4, con misti LTA, insieme a Angoletto, Signore e Saccocci, e al timone Franzetti. Con lo stesso equipaggio e nella stessa disciplina, l'anno successivo ha conquistato l'argento ai mondiali di Potsdam, in Polonia. Nella squadra nazionale, come titolare del 4, con Peppiniello Di Capua, storico timoniere dei Fratelli Abbagnale, ha trascinato la squadra azzurra alla conquista della medaglia d'argento ai Mondiali 2013 in Corea del Sud. L'ultimo successo è arrivato lo scorso anno ai campionati del mondo assoluti di canottaggio in Florida, dove nel 4PR3 misto ha vinto il bronzo con il team formato dagli azzurri Aglioti, Schettino, Agoletto e Iannuzzi. Ieri pensavo che quasi un'emozione più grande di una gara, perché nella gara siamo preparati a fare il nostro mestiere e qui mi sento un pesce un po' fuor d'acqua, nel senso che un pochino perché non sono un'aquilana doc, ma sono un'aquilana trasferita, quindi amo questo territorio, quindi il mio è un'unione sentimentale ancora prima che di radice. E sono fuori anche dal contesto, diciamo, politico di quello che è la storia della perdonanza, quindi per me è un incarico che abbraccio anche da un punto di vista religioso, ma sostanzialmente poi è come se indossassi la maglia della nazionale, cioè, e quindi con tutti i valori che ci sono dietro, la capacità di mettersi in gioco, la capacità di
di essere coerenti, il valore dell'onestà, il valore di squadra. E la indosserò così, da sportiva quale sono, mi hanno scelto per questo e questi sono i miei valori. E a proposito di indossare, sarà vestita da dama. E in una battuta fuori dai microfoni lei ha detto: finalmente sarò vestita da donna perché sono sempre in pantaloncini, quindi ci sarà anche questa novità per lei. Assolutamente sì, ieri mi è arrivata la telefonata del sindaco e stavo con la motosega a segare legna, quindi quelle sono le mie vesti o in palestra o in barca o nel lavoro che ho imparato in questo territorio a fare a casa mia. Quindi il fatto di vestire da dama è una cosa che è bellissima e forse è anche questo per me un inizio a essere magari un pochino più donna e curare anche questo aspetto, perché c'è sempre, no, si aprono delle nuove porte e questo è un aspetto anche se assolutamente secondario, però vorrei essere rappresentativa veramente per voi. Ed ora una novità positiva: ci sarà dal prossimo anno il ripristino del nuovo collegamento dei porti abruzzesi di Pescara e Ortona con la Croazia, anche nei mesi invernali e per il triennio 2019-2021. Vediamo. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il collegamento tra l'Abruzzo e la Croazia del Vecchio, si pensa alla prossima stagione estiva, ma questo collegamento ci sarà anche soprattutto nel periodo invernale, è questa l'idea. Il collegamento marittimo con la Croazia dal porto di Ortona oppure dal porto di Pescara, a seconda quelle che sono le condizioni del migliori per l'operatore, rappresenta la ripresa di un collegamento turistico con l'altra sponda dell'Adriatico, che non è soltanto limitato al periodo estivo ma anche al periodo invernale, va a coprire l'intero arco dei 12 mesi a partire da marzo dell'anno prossimo. Circa 100 milioni di euro tra Masterplan e altre risorse dell'FSC che consentono di adeguare le strutture portuali abruzzesi a quelle che sono le esigenze commerciali e turistiche. Quest'estate, l'estate che si sta chiudendo, invece non c'è stata la possibilità di ripristinare questo collegamento però. Non c'è stata la possibilità per due ovvie ragioni. La prima è che stiamo operando sugli scali per ripristinare condizioni di maggiore fruibilità. La seconda è perché il bando ha richiesto, diciamo, il tempo necessario per verificare quali sono le condizioni migliori e individuare il soggetto migliore per poter realizzare questo scalo. E anche il reperimento delle risorse. 2.400.000 euro per il triennio 19-21 sono un buon auspicio per una ripresa economica per quanto riguarda sia il settore turistico ma anche quello commerciale. Quasi 6 italiani su 10 non restano a casa per Ferragosto, è quanto emerge da una indagine di Coldiretti XE divulgata in occasione del weekend del Bollino Nero sulle strade italiane per le partenze del, tra virgolette, capodanno dell'estate. L'Abruzzo potrebbe essere meta ottimale per coniugare mare, montagna ed enogastronomia. Il servizio della redazione di Vestina News. Secondo un'indagine di Coldiretti XE, 6 persone su 10 andranno in vacanza a Ferragosto, ma perché si continua a scegliere comunque sempre il mare? Ma diciamo che in Abruzzo confermiamo il trend di crescita nazionale di un più 14% di vacanze in agriturismo. Il mare per noi che siamo in Abruzzo è una conseguenza quasi diretta, in quanto tra campagna, collina, montagna e mare la distanza è talmente breve che riescono con una sola vacanza a godere di tutte quante queste bellezze naturali. Sicuramente un turismo non di massa, ma un turismo un po' più consapevole, un turismo che riscopre ad esempio i percorsi religiosi, le vie francescane, la via di San Tommaso, non disdegnando i tratture, tutti quanti i borghi dell'entroterra. La costa ne fa da padrone, perché per il nostro mare è sicuramente bellissima la nostra costa idem, la zona collinare con i suoi olivi, con i suoi vigneti e le aziende agricole, soprattutto agricole e agrituristiche, che offrono un turismo di natura esperienziale.
I nostri viaggiatori, i nostri turisti ci chiedono innanzitutto, prima di vedere le camere, prima di andare a degustare i nostri prodotti, ci chiedono di vedere le nostre aziende agricole, cioè i nostri animali, il nostro orto, il nostro punto vendita, e quindi poi passano a godersi una vacanza nell'ottica del relax e del turismo rurale. L'Abruzzo continua ad essere una regione dove c'è tanti solisti, come una bella orchestra, dove ci sono tanti ottimi musicisti, oppure in tema un bel piatto dove ci sono tanti ingredienti positivi, buoni, autentici e veri. Mancherebbe un pochettino la mano di uno chef, cioè organizzare il tutto in un'ottica di agriturismo che si racchiude in un brand, che è quello del brand Abruzzo. E ora ci spostiamo a Lanciano, nuovo senso civico denuncia un nuovo scarico illecito che finisce nel mare della Costa dei Trabocchi. Intervenga la Sasi, dice l'associazione. Si pensava che le cose fossero migliorate dopo l'entrata in funzione del nuovo depuratore di Santa Croce, però a quanto pare non è così. Che cosa ha scoperto il nuovo senso civico? Ma noi stiamo controllando un po' tutta la costa e gli scarichi lungo la costa. A Lanciano c'è stata una svolta importante della realizzazione del nuovo depuratore di Santa Croce, appunto, che ha ridotto notevolmente l'inquinamento del fiume Feltrino e quindi anche della parte antistante il mare di San Vito. Però purtroppo ci sono ancora tanti scarichi abusivi e anche non, diciamo così, che contribuiscono ancora a inquinare il nostro mare. A Santa Croce, nella zona periferica di Lanciano, si era risolto appunto quel nuovo depuratore, però da qualche mese abbiamo scoperto questo scarico che finisce poi nel fosso e quindi finisce nel mare. Secondo noi c'è stata una rottura di una tubatura, probabilmente dopo il nubrifragio di qualche settimana fa. A questo punto segnaleremo alla Sasi di eventualmente riparare il guasto oppure verificare se ci sono scariche abusive da parte di nuclei abitativi o addirittura di aziende che al momento non siamo in grado di risalire a chi siano. Questo corso d'acqua dove scarica? Sulla costa dei Trabocchi? Sicuramente tra il tratto tra San Vito Chietino appunto, e Rocca San Giovanni, dove però insistono altre scariche che contribuiscono a inquinare il nostro mare. È ovvio che poi durante magari le giornate più calde i bagnanti che affollano le nostre spiagge si lamentano perché magari vedono la schiuma o addirittura le acque di colore marrone e spesso sono dovute non solo ma spesso appunto a queste scariche. E nel prossimo servizio parliamo del circuito Abrex, in particolare i circuiti di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria si uniscono a supporto delle oltre 2000 imprese che rappresentano. Accomunati dalla tragedia del terremoto del centro Italia, l'obiettivo è aiutare le imprese ad aumentare il fatturato e a risparmiare liquidità. Il servizio di Alfredo Primante. Quattro regioni italiane, Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, hanno deciso di spendere bene il proprio tempo, parafrasando il titolo che avete dato a questa iniziativa. Spieghiamo che cosa significa però. Beh, intanto abbiamo voluto lanciare questa notizia nel cuore delle ferie, proprio a dimostrazione del fatto che non ci fermiamo, non ci ferma la crisi e non ci fermano neanche le ferie. Quattro regioni, quattro aziende che si sono messe insieme, quattro aziende che rappresentano più di 2000 imprese nel centro Italia, che in questo breve periodo, che è l'inizio della nostra attività, hanno movimentato 35 milioni di euro in acquisto e in vendita. L'obiettivo è quello di offrire alle imprese delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo uno strumento che possa permettere loro di aumentare le vendite. In un momento di crisi finanziaria, che poi è diventata anche economica e sociale, Abrex, Marchex, Umbrex e Tibex offrono l'opportunità alle imprese dei nostri territori di poter avere clienti aggiuntivi, di poter fare fatturato aggiuntivo, di poter risparmiare liquidità, perché gli incassi che derivano da queste vendite aggiuntive sono certi e immediati e possono essere rispesi all'interno del circuito. Quindi il motto non aspettiamo il claim legato al tempo è fondamentale per questa iniziativa. Quattro regioni accomunate da un dramma che
abbiamo vissuto tutti nel 2016, quello del terremoto. Sì, un dramma che poi in Abruzzo è doppio, perché nel 2009 avevamo già vissuto una triste esperienza del simile, quasi identica purtroppo, però ecco, anche qui non ci arrendiamo. Queste quattro regioni sono quattro delle 12 nelle quali è attivo il circuito in Italia. Siamo accomunate non solo dalla contiguità territoriale, ma anche da queste difficoltà conseguenti alle calamità che ci hanno fatto anche piangere vittime, ma non ci arrendiamo, ci rimbocchiamo le maniche, non aspettiamo il pubblico e da soli ci organizziamo. Quindi l'invito che facciamo alle imprese è a contattarci, a utilizzarci, a valutare la possibilità di entrare nei circuiti delle nostre regioni e poter valorizzare la nostra capacità di fare rete, di fare network, di fare marketing e di aumentare le vendite. Dal 18 al 30 di agosto torna a Pescina il premio internazionale Ignazio Silone, 13 giorni densi di storia e novità su una delle più eminenti figure della storia letteraria e politica italiana. Il servizio. Maria Nicolai Painter, docente alla Hunter College City University of New York, con il libro Ignazio Silone e Marcel Fleischmann, Amicizia e Libertà, è la vincitrice del 21° premio internazionale Ignazio Silone. Per la sezione tesi di laurea sono stati assegnati due premi: Maria Laura Razza per la tesi magistrale in filosofia dal titolo Il fenomeno religioso nell'opera di Ignazio Silone, e a Roberta Tranquilli con la tesi La speranza di Suor Severina, gli interventi di Darina sull'autografo di Silone. Sono state poi assegnate quattro menzioni sul tema Che fare a Fontamara, alla memoria di Pompeo Tranquilli, sindaco di Pescina, ad Antiochio Cianfarani, a Maria Scardelli e alla comunità di artisti e cittadini Iaielli, autori del murales del romanzo di Fontamara. La professoressa Painter abbia dedicato la sua vita, i suoi studi a Silone. Si dà anche un'immagine nuova di Silone, sconosciuta, inedita, che molti non conoscono, perché queste lettere prima erano nelle mani degli eredi di Fleischmann, che hanno poi contattato lei per sapere cosa farne, e lei ha, diciamo, ha creato questa splendida pubblicazione. Si premia, secondo me, anche, e questo è importante, la ricerca scientifica. Premiare, diciamo, ecco, un accademico di un certo calibro, di un certo spessore, secondo me è importante. La 21° edizione del premio si svolgerà dal 18 al 30 agosto, 13 giorni di eventi che culmineranno il 22 agosto con la cerimonia di consegna dei premi e la commemorazione del 40° anniversario dalla morte di Ignazio Silone. Il 22 ci sarà la giornata del conferimento dei premi, del premio internazionale, ma anche dei premi delle sezioni delle tesi di laurea e delle menzioni particolari che abbiamo voluto riconoscere a delle personalità importanti che hanno amato Silone nel corso della loro vita. Nel pomeriggio un incontro con il pronipote di Ignazio Silone, un incontro con Romolo Tranquilli, che porta il nome del fratello dello scrittore pescinese, e subito dopo saremo alla tomba di Ignazio Silone, ai piedi del campanile della chiesa di San Berardo, dove riposano le ceneri di Silone, e lì i ragazzi delle nostre scuole, delle scuole di ogni ordine e grado. Tema portante della manifestazione è l'esempio di onestà della figura di Silone, studiata in tutto il mondo e assurta a patrimonio etico di tutti gli abruzzesi e di tutti gli italiani. Quando si legge Silone nella sua semplicità stilistica, perché questo è un'altra cosa che la contraddistingue, un altro aspetto che lo contraddistingue, perché lui voleva arrivare alle persone, non si può più tornare indietro, si sveglia qualcosa dentro l'anima, ecco, e quindi è impossibile poi girare la faccia di fronte a tante cose che non vanno, e penso che so io ai clandestini, per esempio, no? Spesso mi interrogo cosa avrebbe detto Silone se fosse stato qui adesso. Apriamo ora la pagina dello sport. Al culmine di una giornata complessa è stato sorteggiato ieri sera il calendario del campionato di Serie B. Nella prima giornata, tra circa 10 giorni, il Pescara sarà impegnato sul campo della Cremonese, ma intorno al campionato regna il caos. Il format è stato varato con 19 squadre e le escluse dal ripescaggio promettono battaglia a suon di ricorsi. Restano diverse le incognite. Vediamo.
Sarà la trasferta dello Zini di Cremona ad aprire il campionato del Pescara. Il sorteggio del torneo di Serie B ha avuto una gestazione piuttosto complessa dopo la decisione di varare un format a 19 squadre. Una linea di indirizzo già presa nelle settimane scorse dalla Lega e che ieri ha ricevuto la benedizione quando è arrivato l'ok anche dal commissario della Federcalcio Fabricini, che ha firmato il comunicato che ha dato il là alla modifica. Comunicato la cui attesa ha fatto slittare di circa un'ora e mezza il sorteggio, fissato ieri per le 19 ma effettuato intorno alle 20:30. Per ora il calendario c'è, ma colpi di scena nei prossimi giorni non sono esclusi, con le non ripescate che promettono battaglia a colpi di carte bollate. Catania, Novara, Provercelli, Siena, Entella, Ternana. Rimostranze sono arrivate dai dilettanti alla Lega Pro, il cui presidente Gabriele Gravina minaccia il blocco del campionato di Serie C. Il presidente della Lega di Serie B, Balata, ha tirato dritto per la sua strada, spiegando il perché. Io ho massimo rispetto per tutti, ho sempre avuto massimo rispetto per tutti coloro che fanno calcio, per cui ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo atteso, ripeto, le scelte e le decisioni della Federazione Italiana Gioco Calcio, dovevamo tutelare le nostre società e far partire questo campionato, no? Come dire, esercitare un diritto, è un diritto di quelle società che ci chiedevano e ce l'hanno chiesto più volte di avere certezze anche da questo punto di vista giuridiche, c'era un interesse anche pubblico da salvaguardare. Ciò detto, quello che accade al di fuori della mia Lega io non posso saperlo, ne ho la sfera di cristallo, ne abbiamo viste tantissime in questo periodo, quindi... Ecco, io credo, l'unica cosa che posso dire è che bisognerà, e l'ho detto anche altre volte ragazzi, fare una riflessione profonda, avere regole certe, avere tempi più accelerati e dare maggiori certezze ai soggetti che operano nel mondo del calcio. Prima giornata aperta dall'anticipo Brescia-Perugia, venerdì 24 agosto, il Pescara debutta a Cremona, non si sa ancora se sabato 25 o domenica 26, in quello che sarà sempre più un campionato spezzatino, con l'anticipo del venerdì trasmesso da Rai e poi le altre sulla piattaforma DAZN. 4 gare il sabato, 3 alle 15, 1 alle 18, 3 gare la domenica, 2 alle 15 e 1 alle 21, più il posticipo del lunedì, sempre alle 21. La prima gara casalinga alla seconda giornata, quando il Pescara ospiterà il neopromosso Livorno, quindi trasferta sul campo dell'ambizioso Brescia, e seconda gara casalinga contro il Foggia. Campionato duro per i biancazzurri, che dovranno subito trovare la loro dimensione. Sono diminuite le squadre da 22 a 19, ma resta invariata la formula. Prime due in Serie A, ai playoff partecipano le squadre dal terzo all'ottavo posto, a meno che tra terza e quarta non ci siano più di 14 punti. Retrocedono le ultime tre e poi play-out tra quart'ultima e quint'ultima, quart'ultima giù in Serie C se ci sono più di 4 punti di differenza dalla quint'ultima. Insomma, guai per il Pescara a ripetere una stagione come quella scorsa. Ovviamente tutte le squadre osserveranno una giornata di riposo. Per il Delfino sarà la terz'ultima di andata e ritorno. I biancazzurri chiuderanno il torneo giocando a Venezia e ricevendo la Salernitana l'11 maggio. Novità sarà la presenza di soste per le partite della Nazionale insieme con la Serie A, mentre si conferma l'impegno nel periodo natalizio. Tra il 23 e il 30 di dicembre si disputeranno le ultime tre giornate di andata, ripresa del campionato il 19 gennaio. Scendiamo in Serie C, all'ottavo anno in maglia bianco-rossa, il capitano del Teramo Ivan Speranza presenta il nuovo progetto del Diavolo, squadra giovane ma che ha già molto entusiasmo per affrontare il campionato che scatta il prossimo 2 settembre. Il servizio di Jacopo Forcella. Ivan Speranza, ottavo anno con la maglia del Teramo, ne hai viste tante di squadre biancorosse, ogni anno si riparte, quest'anno con lo stesso obiettivo dichiarato almeno dell'anno scorso, ma che squadra è per te, che hai una visuale un po' più generale rispetto agli altri? Ma rispetto agli ultimi anni è una squadra sempre giovane, però si sta creando un bel entusiasmo, abbiamo creato già un bel gruppo e ovviamente al di là del gruppo lì nello spogliatoio, poi il gruppo dobbiamo esserlo in campo, darci una mano tra di noi, aiutarci e tutto, però si sta creando una bella situazione. L'anno scorso la salvezza è arrivata dopo fuori dal campo con un allenatore che avevate all'inizio, che avete ritrovato alla fine e che ritrovate quest'anno, come l'hai ritrovato tu Zichella? Ah, il mister l'abbiamo conosciuto all'inizio in una veste diversa ovviamente, come allenatore in seconda, poi è ritornato come
primo allenatore. Abbiamo vissuto una settimana, ma già sapevamo un pochettino il suo pensiero. Ovviamente l'abbiamo trovato bello carico, perché comunque si gioca una grande chance anche lui. E quindi è veramente carico. Stiamo lavorando bene, stiamo seguendo, stiamo facendo quello che comunque ci dice, e dobbiamo farlo perché comunque ci aiuta e ci fa star bene. Ecco, tu sei il capitano di questa squadra, ovviamente con te negli anni scorsi sono stati grandi protagonisti gente come Caidi e come Stefano Madio, che adesso sta vivendo una situazione non facile. Ecco, tu che lo conosci da tantissimo tempo, come lo vedi? Ma dispiace perché comunque Stefano per me è uno dei, nel suo ruolo è uno dei migliori giocatori che c'è nella Serie C. Vederlo lì comunque ai margini della squadra dispiace, perché comunque al di là del rapporto calcistico abbiamo creato un rapporto di amicizia molto profonda, quindi dispiace vederlo lì e magari spero che magari un domani potrà essere... Può far parte della nostra squadra. Adesso c'è la trasferta di Rieti di Coppa Italia, però è chiaro che tutta la concentrazione vostra sia per l'inizio del campionato. Che è slittato, questo è un bene o un male? Ma può essere anche un bene, perché abbiamo più tempo per lavorare, più tempo per trovare i nostri meccanismi, ma adesso noi dobbiamo pensare comunque alla partita di Coppa, a far bene la partita di Rieti, dare continuità e cercare la vittoria, che dà sicuramente morale al nostro gruppo. Poi magari pensiamo, vediamo al campionato, però sicuramente è un periodo che non ci si capisce tanto le cose, quindi è un po' un macello. Però noi pensiamo comunque ad allenarci e, ripeto, a trovare i meccanismi giusti per noi. E sono arrivati dei giovani, è rimasto Altobelli, è rimasto anche Caidi, ma speranza di sedersi in panchina proprio non ne ha voglia. No, assolutamente no, quello fa parte della del mister. Io sicuramente sono un professionista, cerco di fare il massimo e farmi trovare sempre bene. Poi l'età avanza, quindi devo stare per forza bene, se no mi siedo, quindi cerco di dare sempre il massimo in ogni allenamento e poi sta sempre al mister a decidere. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo che entro la prossima ora tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG invece torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.